più complessa di far arrivare soltanto Jonathan qua lì, no? Sotto scambio hobby, triste. Allora abbiamo ceduto definitivamente l'altra metà di hobby, abbiamo preso la metà di Grisdi che rimane a giocare nell'Inter, però è dal 50% nostro, abbiamo praticamente poi fatto un'operazione di condivisione di rischio per due metà anche ulteriori dei giocatori dell'Inter e un calciatore del settore giovanile del Parma. I giocatori li leggerete tutti quanti, è inutile che ora mi metto perché usciremo quando stasera avremo firmato tutto, perché ora abbiamo fatto l'operazione Jonathan con l'ultima azione di tutti questi calciatori da fare oggi, io stasera li andrò a Milano, quando saranno ultimati tutte le operazioni verranno rese pubbliche, anche perché non mi sembra giusto che io le dia per fatte quando ancora bisogna, non l'accordo tra noi e l'Inter c'è, ma devono firmare i calciatori. Perciò ritengo che sia ancora di più un'operazione in sinergia. Tenevo a precisare, perché a più parti leggo sempre che noi diciamo una cosa e poi ne facciamo un'altra, che la Jonathan è in prestito con un'opzione di diritto di riscatto del 50%. Perciò a volte, no, da adesso un po' sorrido, perché sistematicamente vengono smentiti tutti. Io posso dire qualche bugia, però io faccio strategia e voglio il bene del Parma, qualcun altro ci gioca. Mariga vedremo, è una situazione che intriga molto, come ho detto, perché io ritengo che sia un calciatore che, come è successo per Biabiani, come per altri, l'habitat naturale per quello che riguarda Parma ha determinato il fatto sì di potersi esprimere in un certo modo, quello che spero e mi auguro che succeda anche per Jonathan. Mariga mi auguro, è intrigante che possa magari portarsi a termine, vedo che ci sono delle problematiche che non sono soltanto riferite a problemi di rapporti al triangolo, perché Parma, Real Sociedad, Inter, c'è un problema anche di status, perciò stiamo analizzando per bene questa cosa e stiamo facendo le nostre valutazioni con i piedi per terra, come è giusto che si debba fare. Un'ultima cosa solo per me, solo un aggiornamento: Santa Croce lo possiamo considerare tolto dal mercato, se mai c'è stato? Insomma. Santa Croce ha ricevuto delle offerte, abbiamo parlato di un accordo io insieme con l'allenatore e soprattutto col giocatore attraverso i suoi procuratori, e un giocatore che tornerà utile al Parma e siamo contenti che possa tornare utile, ci ha iniziato a dare il suo contributo domenica scorsa. Ok, grazie. Ascoltate, facciamo la foto. Ciao.